Ora vediamo come poter utilizzare i dispositivi della Xiaomi con Alexa. Allora abbiamo già la Xiaomi Home, ora non ci serve, dove abbiamo installato ieri il purificatore d'aria. Dobbiamo installare l'applicazione di Amazon Alexa, se già non ce l'avete, eccola qua. Amazon Alexa. Dovete entrare con il vostro account. Io già l'ho fatto, l'ho creato perché non ho dispositivi Alexa, però l'applicazione la posso utilizzare. In questa schermata cliccate sopra tre lineette, andate su skill e giochi. Ora cerchiamo Xiaomi Home. Esce qua per prima, ha solo due stellette, quindi già non era un granché. Comunque qui abilitiamo, ok, abilita all'uso. Ok, voglio provare invece del... Metto il numero dell'account 63 21 31. La password dovrebbe essere già quella giusta. Spedisci un SMS sul mio numero di telefono. Solo un codice di verifica, questo si è collegata. È stata collegata. Chiudi questa finestra, chiudiamo. Perfetto, ora scopri i dispositivi. Capisco perché mi ha cercato i dispositivi. Ok, andiamo. Tutti i dispositivi, eccolo qua, purificatore. Tenete conto che era già acceso, quindi praticamente sono andato ad accendere il purificatore che era già acceso, adesso l'ho spento. Creiamo una routine, l'avevo già impostata prima perché poi avevo cancellato, ecco, potete vedere. Adesso vi faccio vedere com'è. Per aggiungere una routine basta che premete più. Inserite un nome della routine. Ciao, purificatore acceso. Avanti. Poi, cosa succede? Nel senso, quando parliamo, quindi facciamo una, abilitiamo tramite la voce, quindi Alexa, accendi purificatore. Avanti. Cosa succede? Casa intelligente, purificatore on. Avanti. E l'impostazione è inserita. Eccola qua, salva, se no non la salva. Ok, adesso faccio un'altra. Creo un'altra routine, la chiamo purificatore spento. Avanti, faccio voce Alexa, spento purificatore. Avanti, aggiungiamo un'azione, casa intelligente,
e chiamo sul purificatore e mettiamo su off, avanti e salviamo. Ok, adesso proviamo. Alexa, accendi purificatore. Il purificatore si è acceso. Avete anche sentito il bip? Ce l'ho qui dietro. Adesso proviamo lo spegnimento. Alexa, spegni purificatore. Purificatore spento. Credo che con Alexa si possa solo accendere e spegnere. Altre cose non si possono fare con questo purificatore. Però è già un passo avanti. Vediamo se adesso stavo. Vedere se anche in internet funziona. Alexa, accendi purificatore. Perfetto, anche su internet va tutto bene, perché comunque dialoga con l'applicazione che si chiama Omni Home. Alexa, spegni purificatore. A posto. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.